A fanpage.it abbiamo Giusy Versace, la ballerina dell'anno. Tracciamo un bilancio di questa stagione di Ballando. Ma ballerina, ci provo. Aspirante ballerina, il vero ballerino è il mio maestro. Io cerco di muovere come meglio posso le mie gambette, però insomma mi sto divertendo, sono molto contenta, ci alleniamo tutti i giorni, veramente avevo tanti dubbi prima di accettare di partecipare a questo programma, adesso sono molto contenta perché sto vivendo comunque un'esperienza innanzitutto personale molto bella, ricca, ho messo i tacchi, sto facendo delle cose che io stessa non pensavo di riuscire a fare con due gambe finte e poi sono felice che insomma arrivi un messaggio positivo a casa. Tra l'altro in una puntata precedente hai anche perso una protesi alla gamba, in realtà è stato un episodio anche abbastanza divertente perché tu l'hai preso alla leggera, raccontacelo. No, ma è stato veramente divertente, insomma, no, ma tra l'altro io quella settimana mi ero fatta male al dorsale, quindi temevo tantissimo quella presa, ma più perché mi faceva male il dorsale, mai al mondo potevo pensare che mi scappasse una gamba. Tra l'altro io spesso ho detto per scherzo, ma ci pensi mi vola una gamba in diretta, e poi in diretta mi è volata la gamba, quindi in quel momento in realtà il mio sorridere era non per sdrammatizzare ma veramente spontaneo, perché in quel momento ho pensato non posso credere che sia successo davvero, e la seconda cosa è stata dove sarà finita sta gamba? Non è che finiva in faccia a qualcuno. Cioè, ci è mancato poco, però insomma meno male che anche Raimondo è stato, oltre che tenerissimo, anche molto professionale, è riuscito a gestire questa cosa con grande self-control, devo dire. Anche Mille Carlucci, a dire il vero, è stata una gran signora, qualcun altro forse non l'avrebbe nemmeno fatto. Lei è stata molto molto attenta, molto affettuosa, molto protettiva, perché sai, comunque un momento del genere se gestito male poteva diventare anche antipatico e avrebbe potuto anche trasformarmi in una sorta di fenomeno da baraccone. Io davvero ogni passo rischio di cadere. Tu sei un esempio di una persona che la vita insomma ti ha privato di entrambe le gambe, ma tu in realtà fai quelle attività che non avresti mai potuto fare senza gambe, quindi l'atleta e anche la ballerina. Sei un esempio che insomma si può sorridere anche non avendo due gambe e si può reagire soprattutto. Ma si può sorridere, si deve sorridere, si deve reagire, perché comunque la vita... Sai, io ho molta fede, questo mi ha aiutato anche a non arrabbiarmi con la vita e con Dio. Io non mi guardo allo specchio arrabbiata perché ho perso due gambe, io mi guardo allo specchio pensando che dicendo comunque grazie Dio, perché io non vedo che mi mancano due gambe, io vedo tutto il resto, vedo che ho un cuore pulito, una testa forte, che ho ancora voglia di vivere, di divertirmi, accetto le sfide, ho ancora tanta energia, voglia di fare, di mettermi in gioco. E se questo può essere contagioso positivamente anche per gli altri, almeno mi sento di, come dire, di essermi messa a disposizione e di aver fatto qualcosa di buono. Alla fine non puoi, io ho scritto un libro nel quale comunque dico non puoi, a volte non puoi scegliere il tuo destino ma puoi decidere come affrontarlo. Tu in realtà hai superato quel periodo grazie, hai detto, alla fede e anche al tuo fidanzato, e c'è una relazione molto stretta con la città di Catania, sbaglio? E certo, perché lui è di Catania, anzi in realtà è di Biancavilla, è un santo che mi sopporta. E mi supporta, mio fratello dice mi supporta perché vive a distanza. Io vivo a Milano, lui vive qua. Però... Dove vi siete conosciuti? No, ci siamo conosciuti a Budrio, io nel libro racconto un po' anche questo, perché facciamo una gamba in due, dico se spesso sorridendo, perché anche lui ha perso una gamba in un incidente, ma lui è stato per me un grande esempio perché era uno sportivo quando l'ho conosciuto, è stato lui che mi ha spinto comunque ad avvicinarmi alla corsa, mi ha spinto a fare tante cose che probabilmente io da sola non avrei neanche pensato di fare, mi ha permesso anche di ricostruire il mio nuovo equilibrio. Non è geloso di Raimondo? Non lo so, dovresti chiederlo a lui, ma del resto se io invertissi le parti lo sarei anch'io, no? Abbiamo un bel feeling che ci permette di ballare anche bene insieme e questo è importante, però c'è sempre grande rispetto. Pensi di essere avvantaggiata ballando con le stelle? Avvantaggiata? Forse volevi dire svantaggiata? Mi mancano due gambe, avvantaggiata di che? Io mi devo fare il mazzo tanto quanto gli altri, se non di più, per dimostrare di essere comunque all'altezza. Non credo, se ti riferisci al voto dei giudici, che loro regalino nulla, perché in effetti quando ho ballato meno bene
sono stati un po' più severi, però io sono qua per divertirmi, perché io penso di aver già vinto la prima sera, la prima puntata, già quando ho messo i tacchi. Ma tu hai vinto la sfida con la vita, a proposito dei tacchi, la prima volta li hai messi a Ballando? Sì, la sfida con la vita l'ho già vinta il giorno in cui mi sono alzata alla sedia a rotelle. Un saluto ai lettori di Fanpage, che ha da poco festeggiato i 3 milioni di lettori, e soprattutto ne portiamo sempre fortuna, quindi vincerai tu. Oh wow, oggi ho anche visto un arcobaleno, chi lo sa che non porti bene davvero, quindi speriamo, incrociamo le dita. E allora un bacio a tutti i lettori di Fanpage.it. Ciao.